Molte persone tendono a evitare i senzatetto che incontrano per strada, per paura che si comportino in modo aggressivo o per il senso di colpa di non poterli aiutare. Shalla è una donna brasiliana che vedeva tutti i giorni lo stesso senzatetto e che, un giorno, ha deciso di scoprire qualcosa in più su di lui. Lynn. Prima di passare alla storia di Shalla, vi raccontiamo quella di una senzatetto con un passato emozionante da cantautrice e artista del karaoke. Questa donna talentuosa passava le sue giornate per strada, ignorata dalla maggior parte dei passanti, finché non ha incontrato un uomo dal cuore d'oro, che le ha cambiato la vita per sempre. La maggior parte di noi incontra almeno un senzatetto al giorno, ma pochi sono in grado di aiutare concretamente chi ha bisogno con un gesto più sostanzioso di una piccola elemosina. Noi stessi affrontiamo molti alti e bassi nella vita e non possiamo sentirci responsabili di tutte le persone che ci circondano. Ma non dobbiamo per forza privarci dei nostri guadagni per aiutare il prossimo. A volte, anche qualche ora del nostro tempo può fare una grande differenza. Un ragazzo di nome Johnson, per esempio, ha deciso di trascorrere il giorno di San Valentino insieme alla senzatetto appassionata di karaoke, una donna di nome Lynn. Quasi tutti approfittano della ricorrenza più romantica dell'anno per trascorrere una giornata con la persona amata, ma quest'uomo ha preferito fare del bene a una sconosciuta. La sua azione altruista ha avuto un esito positivo che nessuno avrebbe potuto prevedere. Johnson si è presentato nel punto della città in cui Lynn era solita stazionare a chiedere l'elemosina. Aveva con sé un regalo di San Valentino impacchettato in una scatola a forma di cuore. Lynn non aveva un calendario e non sapeva che giorno fosse, ma era comunque molto contenta di ricevere una sorpresa. Johnson poi si è seduto accanto a lei e ha cominciato a chiacchierare. Voleva sapere di più sulla sua vita e lei lo ha accontentato. Gli ha spiegato che era una cantante e che quella sera aveva rimediato un contratto per un'esibizione. A quel punto Johnson ha deciso di aiutarla a farsi bella per la serata, affinché brillasse radiosa dal palco del locale. La coppia improvvisata si è fermata prima in un ristorante per un bicchiere di vino e qui Johnson ha scoperto che Lynn aveva un senso dell'umorismo formidabile. Era una persona molto autoironica, che si prendeva alla leggera e scherzava molto sulle sue stesse condizioni di vita. Quando Johnson le ha chiesto di cosa avesse bisogno per la serata, Lynn gli ha chiesto soltanto un paio di calze nuove e la possibilità di lavarsi i capelli. Non era una richiesta complicata e il ragazzo desiderava fare molto di più. Oltre alle calze, le ha regalato un completino intimo e diversi capi di biancheria. Poi l'ha accompagnata in un salone di bellezza e ha pagato in anticipo per un trattamento completo. Lynn era felicissima di tutte quelle coccole. Erano 2 anni che viveva per strada e quello era stato il primo momento dopo tanto tempo in cui si è sentita una persona viva. Di fronte alla disponibilità del suo nuovo amico, la donna ha tentato la sorte e gli ha chiesto se potesse fare anche un bagno ristoratore. Il personale del salone di bellezza le ha offerto un trattamento corpo completo. Le ha acconciato i capelli in modo elegante e l'ha truccata con perizia. Una volta terminata l'opera, Lynn si è guardata allo specchio e ha potuto finalmente ammirare il suo riflesso sorridente. Era molto grata a Johnson per quel gesto altruista, che l'aveva fatta sentire di nuovo bella e amata come un tempo. Quello sarebbe stato il San Valentino più indimenticabile di sempre. Johnson le ha comprato anche un paio di scarpe abbinate al vestito che avrebbe indossato quella sera e le ha regalato la sua sciarpa preferita. Dopodiché, prima della serata di karaoke, l'ha portata in un ristorante locale a mangiare un piatto caldo. Durante la cena si è lasciato sfuggire che era San Valentino e Lynn si è stupita che avesse scelto di trascorrerlo con lei. Con le lacrime agli occhi, la donna ha spiegato che aveva dei figli che le avevano voltato le spalle e che l'unica persona disponibile ad aiutarla era lui, un perfetto sconosciuto. Johnson non poteva immaginare che Lynn avesse una famiglia negligente e le sue parole l'hanno toccato nel profondo. Quella donna aveva un animo gentile e creativo e lui stesso ha guadagnato molto da quella giornata trascorsa in sua compagnia. Johnson ha assistito all'esibizione di Lynn, dopo la quale l'ha salutata con un abbraccio affettuoso e le ha promesso che un giorno sarebbe tornato. Lynn gli ha regalato una pagina del suo diario in modo che il ragazzo potesse portare per sempre con sé una parte di lei. La sua storia, però, non finisce qui. 4 mesi dopo, Johnson è tornato a fare visita a Lynn ed è rimasto esterrefatto di fronte al cambiamento che si era verificato nella sua vita. La donna aveva trovato un impiego presso uno studio musicale
e stava lavorando per ricostruire la sua carriera di cantante. Aveva fatto anche visita ai suoi figli e si era riappacificata con entrambi. La sua vita procedeva nella direzione giusta ed era stato proprio lui a darle la spinta per ricominciare a lottare. Adesso è Lynn a prendersi cura dei senza tetto del quartiere, proprio come ha fatto Johnson con lei, perché sa cosa vuol dire non avere niente. La coppia di amici ha pranzato di nuovo in un ristorante, ma stavolta è stata Lynn a pagare il conto. Oggi Lynn e Johnson sono ancora buoni amici e si tengono regolarmente in contatto tramite Facebook. Raimundo. Adesso vi raccontiamo la storia di Raimundo, il senza tetto di cui vi abbiamo parlato nell'introduzione. Raimundo aveva 77 anni all'epoca dei fatti e viveva per le strade di una città del Brasile da 35 anni, praticamente metà della sua vita. Prima di perdere tutto, era stato un libraio e aveva sempre avuto una grande passione per la scrittura. Trascorreva le sue giornate in solitudine scribacchiando racconti e poesie, sperando che un giorno qualcuno scoprisse le sue opere e decidesse di pubblicarle. Naturalmente le sue possibilità di sfondare nel mondo dell'editoria erano poche, dato che era un senza tetto e non poteva contare su un agente. Aveva perso casa e lavoro dopo lo scoppio della dittatura militare in Brasile, ma non aveva mai smesso di scrivere e tenere la mente attiva. Le persone che passavano davanti al suo solito cantuccio non capivano perché fosse sempre circondato da risme di fogli di carta. Ma Raimundo continuava a scrivere, nonostante le occhiate confuse, ed era sempre più orgoglioso dei suoi risultati. Tra le persone che lo oltrepassavano tutti i giorni c'era una donna di nome Scialla. Era incuriosita dal suo passatempo e si chiedeva cosa scrivesse su quelle pagine malconce, ma non aveva mai avuto il coraggio di avvicinarsi per chiedere. Un giorno come tanti, Scialla ha deciso di svelare quel mistero che la intrigava così tanto e ha chiesto cortesemente a Raimundo cosa stesse scrivendo. L'uomo le ha mostrato una delle sue poesie e Scialla è rimasta stupita dalla sua grande abilità con le parole. Non si aspettava che un senza tetto potesse avere una dialettica così coinvolgente e una sensibilità fuori dal comune. Scialla credeva che le poesie di Raimundo meritassero di essere condivise col mondo intero e ha deciso di fare da tramite tra i suoi pensieri e i cuori della gente. Non aveva modo di risolvere la sua situazione economica, ma poteva almeno assicurarsi che il suo talento venisse riconosciuto. Scialla ha pubblicato quindi alcune poesie di Raimundo sui social media e con la sua raccolta è riuscita a raggiungere migliaia di persone che sono rimaste stupite quanto lei dalla sensibilità di quel senza tetto. Spesso giudichiamo male le persone in difficoltà, ma non dovremmo mai esprimere un parere senza conoscere la verità. Le parole di Raimundo hanno toccato i cuori di molte persone che si sono offerte per aiutarlo in quel momento difficile della sua vita. Tanta gente ha offerto doni e denaro contante, mentre chi non se lo poteva permettere ha condiviso il suo apprezzamento nei confronti delle sue doti poetiche. La sua pagina Facebook è diventata famosa in tutto il Brasile e col passare del tempo ha catturato l'attenzione di una persona speciale, il fratello di Raimundo. Non lo vedeva da molto tempo e non sapeva nemmeno che avesse perso la casa e il lavoro. Durante la guerra erano stati separati, ma non aveva mai smesso di sperare che un giorno si sarebbero ritrovati. Quel giorno era arrivato, e tutto grazie al gesto altruista di Scialla. L'uomo si è messo in contatto con lei e si è fatto dare l'indirizzo del cantuccio di Raimundo. Quando ha ritrovato il fratello perduto, gli ha subito chiesto di trasferirsi a casa sua e di recuperare tutto il tempo che avevano passato distanti. Ritrovare Raimundo era il sogno della sua vita e finalmente l'aveva realizzato. Raimundo, dal canto suo, era felice come non lo era mai stato. Ha rivisto la persona più importante della sua vita, che lo ha accolto in casa sua e gli ha permesso di godersi tutti i giorni un bagno caldo. Raimundo si è rasato la barba e i capelli ed è andato a farsi visitare da un medico, che si è stupito delle sue ottime condizioni di salute, nonostante gli anni trascorsi all'addiaccio e nella sporcizia. Raimundo era molto grato a Scialla per il suo intervento. Quel semplice atto, dettato dalla curiosità, gli aveva portato delle conseguenze fantastiche e aveva cambiato radicalmente la sua vita. Oggi Scialla e Raimundo sono ancora ottimi amici e si tengono in contatto quasi tutti i giorni. Vi siete mai chiesti se i senza tetto che vedete nella vostra zona hanno un talento nascosto? Ditecelo nei commenti.
Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime storie interessanti.